Venerdì 10 aprile, oggi ci aspetta un workout con i controcazzi, quindi mi raccomando, prestate attenzione. Allora, partiamo subito con la nostra routine. Saranno 3 round di 3 esercizi, uno per la stabilizzazione addome e colonna, gli altri due principalmente per la parte relativa al lower body, quindi gambe e anche. Prestate attenzione, vi faccio vedere gli esercizi. Ok, questo è il primo esercizio, saranno 8 ripetizioni da una parte e 8 ripetizioni dall'altra. Mi raccomando, gomito e ginocchio si toccano e cercate la completa estensione mantenendo la neutralità della colonna. Secondo esercizio. Più riuscite a portare il braccio in overhead position, meglio è. Mi raccomando, piedi ben piantati a terra. Terzo esercizio. Questa è la versione scalata, versione intermedia e versione avanzata. Allora, andiamo a vedere i due esercizi che comporranno i workout. Dal punto di vista tecnico cerchiamo di costruirli. Partiamo dal good morning, che è l'esercizio un po' più semplice, e poi il single leg burpees, che invece è un po' più complesso. Ci servirà il nostro zainetto, il nostro bastoncino. Mi raccomando, lo zainetto lo zavorrate quanto basta per fare un'esecuzione comunque corretta dell'esercizio. Incrociate le mani in modo tale da portare il bastoncino dietro la testa come se fosse un bilanciere, ok? Da questa posizione rimanete con la larghezza dei piedi più o meno sulle spalle, cercando di rimanere leggermente flessi con le ginocchia, meglio rispetto a tenerle completamente tese, quindi leggermente flessi. Spingo il bacino indietro, provo a mantenere l'iperestensione del rachide della schiena, mi affaccio in avanti e ritorno su. Ogni ripetizione cercate di fare un secondino di fermo nella parte più profonda, ok? Cosa devo sentire? Devo sentire il femorale, i flessori che tirano un po', va bene? La parte che deve lavorare è più sul femorale che sulla schiena. Secondo esercizio è il single leg burpees, vediamolo. Quindi si stacca un piede, si appoggiano le mani a terra, si slancia con la gamba appoggiata in questo modo, ci si lascia cadere, si spinge in alto, da questa posizione si ritorna andando in estensione completa e si appoggia l'altro piede. Le ripetizioni devono essere necessariamente fatte alternate. Allora, svolgimento del workout è un workout a tempo, quindi un four time. Ed è una ladder decrescente crescente, quindi ci saranno 30, 20, 10, 20, 30 ripetizioni dei due esercizi, quindi un duplet. Prima si parte con il single leg burpees e poi con i good morning. Quindi, svolgimento del workout, si parte e cercate un pace costante. Perché? Perché comunque se fate il conto delle ripetizioni saranno 110. È un workout completamente dominante sulla catena posteriore, quindi cosa significa? Che probabilmente vi sentirete parecchio stanchi sulla schiena e sui femorali. Distribuite il più possibile il dispendio energetico, ovviamente cercate di tenere le ripetizioni unbroken sui good morning e distribuitele nel tempo sui single leg burpees. Ok, gran lavoro, workout terminato. Adesso ragazzi facciamo subito il cooldown. Il cooldown sarà composto da 20 ripetizioni di air squat e un minuto di plank position. Cercate come al solito durante il cooldown
di fare un'esecuzione molto costante, molto morbida, per permettere al vostro cuore di abbassarsi regolarmente. Ok, penultimo giorno di allenamento settimanale completato. Ci vediamo domani per un nuovo workout e domenica, mi raccomando, riposatevi perché poi lunedì si riparte. Ciao a tutti.